Eccoti la messa del 15 settembre 2024 nella solennità di Nostra Signora della Salute, trasmessa dalla Chiesa Nostra Signora della Salute in Torino. Benvenuti a voi che siete qui in chiesa, benvenuto a te che ci segui da lontano. Iniziamo insieme col canto. Cristo Gesù Salvatore, tu sei parola del Padre, qui ci raduni insieme tu, qui ci raduni insieme. Cuore di Cristo Signore, tu cambi il cuore dell'uomo. Qui ci perdoni e salvi tu, qui ci perdoni e salvi. Madre donata dal Figlio, Vergine forte e amorosa, in te la nostra pace, in te la nostra pace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Celebriamo oggi la solennità di Nostra Signora della Salute, patrona della nostra parrocchia. Maria ci sostenga nel nostro cammino e ci insegni la via per giungere a lei. Invochiamo la sua materna protezione sulla nostra comunità. In questa Santa Messa pregheremo per Diberti Mauro nel trigesimo di morte, per D'Agostino Giovanna, Scianna Salvatore, Minasi Domenico, Coccon Giuseppina nell'anniversario, i defunti della famiglia Brunello, Sabatino Vincenza, Frisaldi Antonietta, Valentini Ezio e Sciarretta Anna, Pasquariello Giuseppe nel primo anniversario, Spadaro Maria Giovanna. Pregheremo per persona ammalata nel giorno del suo compleanno, per persone ammalate di nome Guido e Piera. All'inizio di questa Santa Messa chiediamo l'aiuto e il perdono del Signore e diciamo insieme: confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra. Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore, Figlio Unigenito Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra. Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra. Preghiamo. Concedi ai Tuoi fedeli, Signore e Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria, Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Chi avrebbe creduto alla nostra rivelazione? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a Lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per potercene compiacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo di dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di Lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua sorte? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in espiazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie, salva dalla fossa la tua vita, di corona di grazia e di misericordia. Benedici, Signore, anima mia. Il Signore agisce con giustizia,
e con diritto verso tutti gli oppressi. Ha rivelato a Mosè le sue vie, ai figli di Israele le sue opere. Benedici, Signore, anima mia. Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. Benedici, Signore, anima mia. Dalla lettera di San Paolo posto ai Galati. Fratelli, quando viene la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli, ne approva il fatto che Dio ha mandato ai nostri cuori lo spirito del suo figlio che grida: Abba, Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio, e se figlio sei anche erede per volontà di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Acclamiamo il Vangelo con il canto dell'Alleluia. Signore, sei venuto. Signore, sei venuto, fratello in mezzo a noi. Signore, hai portato amore e libertà. Signore, sei vissuto nella povertà. Noi ti ringraziamo, Gesù. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me?» Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino è esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.
celebriamo in questi giorni con gioia la festa di Nostra Signora della Salute. Ieri sera abbiamo avuto modo di vedere Maria che camminava lungo le nostre strade. Difatti l'abbiamo accompagnato per le vie del quartiere e abbiamo camminato insieme con lei. Maria la raffiguriamo in questo modo, Nostra Signora della Salute. Maria reca in braccio, in mano due cose, una sulla mano sinistra e un'altra sulla mano destra. Maria sulla mano sinistra reca una pianta, un fiore. Vorrebbe essere una pianta, un fiore medicamentoso con cui si può fare un medicamento per le nostre eventuali malattie fisiche. Invece sull'altro braccio reca il bimbo Gesù e ce lo presenta a noi. Partendo da questa immagine di Maria, così come noi la rappresentiamo, viene da dire che Maria è medicina del corpo e dello spirito. Maria è medicina per il nostro corpo ed è medicina per il nostro spirito. Certo, Maria è medicina del nostro corpo e tutti noi la invochiamo quando magari abbiamo dei problemi fisici, quando abbiamo un caro nella malattia, invochiamo Maria. Ed è bello sapere che Maria è medicina del corpo. In tanti santuari, incominciando da Lourdes e poi passando per tanti altri santuari, Maria è proprio vista come salute degli infermi. E quindi è bello che noi la ricordiamo come salute degli infermi, nelle nostre malattie fisiche. Poi certo il nostro pregarlo non vuole essere un douto des, io ti prego tu devi guarirmi, perché nelle cose di religione lo sappiamo non funziona così, ma è in affidarci al Signore e affidarci a Maria perché ci aiuti intanto a vivere bene le nostre difficoltà fisiche, le nostre problematiche fisiche. Maria, medicina del nostro corpo, certo, e questa la possiamo vedere in questa mano sinistra che reca questa pianta medicamentosa. Ma certamente è più importante la mano destra, è più importante la mano destra nella quale Maria reca il bimbo Gesù. E quindi è bello che Maria ci indichi Gesù per prima cosa. Tante volte vengono in chiesa delle persone e a volte mi impressiona un po' vedendo che vanno subito dalla statua della Madonna, normalmente collocata nella sua nicchia che voi conoscete, e sembra quasi che dimenticano Gesù che è nel tabernacolo. Però poi mi viene da dire, certo, dal punto di vista della nostra fede certamente è più importante Gesù, lui è la nostra salvezza, certo. Però noi, come dire, cerchiamo un po' la strada più facile e passare attraverso Maria è certamente una strada più facile per arrivare a Gesù. E quindi ben venga andare da Maria, perché Maria ci guida subito da Gesù. E Gesù vuole essere soprattutto la salvezza del nostro spirito, o detto in altro modo, Gesù vuole essere subito la salvezza della nostra anima. Sulla frase che Gesù reca nella croce che lì è riportata c'è l'indicazione Ecce salus mundi, ecco la salvezza del mondo. Gesù è la salvezza del mondo principalmente dal punto di vista spirituale, poi certo anche dal punto di vista fisico. Abbiamo ascoltato nella prima lettura un cantico del servo di Yahweh, che sono un'immagine di Cristo che è salvezza del mondo, certo, ma Cristo è salvezza del mondo attraverso l'offrirsi, attraverso il donarsi, attraverso il morire in croce, questo lo sappiamo. Gesù è la salvezza del mondo attraverso la croce. E qui è particolarmente sottolineato questo aspetto perché il bimbo Gesù, sembra quasi giocare, ma non è un gioco, sembra quasi giocare con una piccola croce dove c'è scritto sopra
ecco la salvezza del mondo. Ma tornando a Maria, quindi è bello, dicevo, vederla come medicina del corpo, certo, ma è soprattutto bello vedere Maria come medicina del nostro spirito. E quindi invochiamola Maria, certo, invochiamola Maria quando siamo nella... abbiamo dei problemi spirituali, quando magari la nostra fede vacilla, quando magari non riusciamo a far pace con una persona, quando abbiamo il cuore triste. Invochiamo Maria che vuole essere la medicina del nostro cuore. Credo che sia bello vedere Maria sotto questo doppio aspetto. Nella mano sinistra è medicina del nostro corpo, nella mano destra è medicina del nostro spirito attraverso il suo figlio Gesù, che è la salvezza del mondo. Invochiamo allora Maria in questi giorni, proprio col titolo che noi utilizziamo, Nostra Signora della Salvezza, Nostra Signora della Salute, salute del corpo e salute dello spirito. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, e salito al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica ed apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera a Dio Padre, che ha promesso di abitare nei cuori di quanti, come Maria, custodiscono la sua parola. E diciamo ad ogni invocazione, per intercessione di Maria, ascoltaci, o Padre. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Padre. Ti preghiamo per i pastori della Chiesa, perché formata la scuola di Maria, Regina degli Apostoli, siano fedeli messaggeri della Tua parola e dispensatori instancabili della Tua consolazione. Preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Padre. Ti preghiamo per la nostra parrocchia. Donane la grazia di rinnovarsi per svolgere, anche oggi, la sua missione di annunciare il Vangelo, come Gesù ha insegnato. Concedi a tutti i gruppi e associazioni di orientare le loro attività per l'edificazione di una comunità viva, operosa e concorde. Preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Padre. Ti preghiamo per gli ammalati. Vivano il mistero del dolore sorretti dall'amore di Dio, dalla bontà materna di Maria e dalla nostra sincera solidarietà cristiana. Preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Padre. Ti preghiamo per noi qui riuniti, perché custodendo la parola che abbiamo ascoltato, diventiamo fedeli servi e testimoni del tuo regno. Preghiamo.
Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Padre. Nella nostra preghiera, nel giorno del trigesimo, preghiamo per Diberti Mauro. Per lui preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Padre. Preghiamo per Spadaro Maria Giovanna, Pasquariello Giuseppe nel primo anniversario, Valentini Ezio e Sciarretta Anna, Sabatino Vincenza e Frisaldi Antonietta, defunti famiglia Brunello, Occon Giuseppina nell'anniversario, D'Agostino Giovanna, Scianna Salvatore e Minasi Domenico. Per tutti loro preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Padre. Preghiamo per persona ammalata nel giorno del suo compleanno e preghiamo per le persone ammalate Guido e Piera. Per tutti loro preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Padre. E presentiamo al Signore le nostre intenzioni, noi che siamo qui in chiesa e tu che ci segui da lontano. O Dio, fortifica in noi il desiderio del bene, sostienici nella speranza, rafforzaci nella carità, per intercessione di Maria, che ci precede nella peregrinazione della fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare, e mentre il cielo si imbianca già, tu guardi le tue reti vuote, ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà, e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterà. Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce, e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell'umanità. Preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ora e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Guarda con bontà, o Signore, le offerte che ti presentiamo nel ricordo di Maria Vergine Madre, e in segno di paterno gradimento donaci l'aiuto della tua misericordia, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie, o Padre, e magnificare il tuo amore per noi, in questa solennità della Beata Vergine Maria, salute degli infermi. Partecipe in modo singolare del mistero del dolore, risplende come segno di salvezza e di speranza a quanti nell'infermità invocano il suo patrocinio. A tutti i sofferenti che guardano a lei, offre il modello di perfetta adesione al tuo volere e di piena conformità al Cristo, che nel suo immenso amore per noi ha portato le nostre debolezze e si è caricato dei nostri dolori. Per mezzo di lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorno la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra,
sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Raccolti intorno a Maria, che noi ricordiamo col titolo di Nostra Signora della Salute, ci rivolgiamo con lei al Padre Comune. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremmo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci un gesto di pace. Pane, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata. Signore, anima mia, il mio spirito esulta in Dio. Alleluia, 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 alleluia. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, ecco ora mi chiamerà. Perché il potente mi ha fatto grandi cose, e santo è il suo nome. Alleluia, alleluia. Magnifica il Signore, anima mia, il mio spirito esulta in Dio. Alleluia, 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 alleluia. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi di cuore, i potenti rovescia dai troni e innalza gli umili e li ricolma d'ogni bene. Magnifica il Signore, anima mia, il mio spirito esulta in Dio. Alleluia, alleluia, alleluia.
suo servo Israele gli solleva, ricordando la sua misericordia, promessa ad Abramo, ai nostri padri e a tutti i suoi figli, perché santo è il suo nome. Magnifica il Signore, anima mia, il mio spirito esulta in Dio. Alleluia, 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 alleluia. Coloro che per vari motivi non si sono accostati al sacramento della comunione, per coloro che magari seguendoci da lontano non ne hanno l'opportunità, viene letta adesso la comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te. Preghiamo. O Dio, sacramento del corpo e sangue del tuo unico Figlio, che abbiamo ricevuto con gioia nel devoto ricordo della Beata Vergine della Salute, ci sostenga nel cammino della vita presente e ci guidi alla felicità eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. E imploriamo la benedizione del Signore presso la statua di Nostra Signora della Salute. O Vergine, dal popolo invocata, vengono i figli memori al Tempio tuo beata. Ascolta il nostro canto, sorreggi il nostro cuore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per l'intercessione di Maria, che noi invochiamo col titolo di Nostra Signora della Salute, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andiamo in pace. Diamo grazie a Dio. Buona domenica a tutti, buona festa. Noi ti imploriamo, Vergine, non manchi il tuo sorriso quando il dolore insorge e l'anima è in pianto. Ascolta.
al nostro canto. Sorreggi il nostro cuore, o rifugio fedele del peccatore, o rifugio fedele del peccatore. Grazie perché ci hai seguito. Iscriviti se vuoi al canale. Torna a visitarci. Ciao ciao, buona giornata. Ciao ciao.